Ciao a tutti, siamo Stefania Morciano e Luca Morino. Luca Morino, cittadina emerita di Borgagne, nonché cantante di grande livello, e l'organizzatore, diciamo, del piccolo evento che è la Notte delle 100 Chitarre, inserita nell'ambito di Borgo in Festa. La Notte delle 100 Chitarre sarà il 4 giugno, quindi di domenica sera. Verranno tutti i chitarristi che hanno una chitarra, neanche che sanno suonare, percussionisti, si farà un grande coro, si fanno delle prove prima alle 7:30 di sera e poi alle 21:30-22, sempre di domenica 4 giugno, si parte in orario perfetto e si viene a suonare. Appena il campanile scocca le 22 potremo partire con 100 chitarre. Quindi siete ancora in tempo a venirci a trovare domenica 4 giugno. Prendete una chitarra o un tamburello, noi siamo qua. È arrivato. Luca Morino e Stefania Morciano. Ciao. Buonasera a tutti e grazie ancora per essere qui con noi questa sera. Questa cosa che vedete è una cosa, diciamo, bella nel senso proprio esponenziale, no? Io per diversi mesi ho visto questi ragazzi che sono arrivati da terre lontanissime, sradicati dalla loro famiglia, dal loro modo d'essere, dalle loro ragazze, e in questo periodo vivono insieme a noi. Questi sono ragazzi di media che avranno 18-20 anni, no? Su questo aspetto io invito tutti a fare una forte riflessione. Chiunque di noi, di voi, a quest'età, trasferito in un mondo diverso a 1000, 2000, 3000 chilometri di distanza, in un paesaggio diverso, dove la gente che ti abita a fianco non la si conosce, dove incrociando altre persone non c'è un cenno neanche di saluto spesso, no? Sono persone che hanno bisogno del calore umano. Oggi, grazie a Borgo in Festa e negli ultimi 2-3 settimane, noi incrociandoci ci salutiamo, ci sorridiamo, ma anche loro sorridono incontrando tutti quanti noi. Questa è una grande conquista, questa è integrazione che nasce dal cuore, non è un qualcosa di finto. E loro questa sera
sono stati coinvolti in due progetti, questa relativa appunto alla Unzazzap Beef Band e poi domani sera con la Notte delle 100 chitarre. Insieme a loro ci sono altri amici, non sono gli unici. Qui abbiamo famiglie di siriani, abbiamo famiglie del Pakistan, del Senegal, della Nigeria, vero? Detto questo però devo per forza di cose, giustamente, passare la parola al sua eminenza, Monsignor Martin Agiou, che per la quarta volta ci raggiunge dal Benin e penso che sia giusto dare a lui la parola. E grazie per essere qui con noi. Grazie a voi, è sempre con grande gioia che vengo qua. E visto che la gente qui è speciale, speciale perché hanno un grande cuore. Sapete che quelli che hanno presentato appena adesso non sono anzitutto rifugiati, dei rifugiati, però dei uomini che soffrono, che hanno problemi. E la vostra accoglienza è un segno di una umanità che oggi scomparse, non so se si dice scomparse, no? E io vorrei veramente fare applausi per tutti voi, Bongagnesi. Grazie a voi, grazie a voi. E io vorrei anche ringraziare tutti voi per la solidarietà a confronto della mia diocesi, soprattutto ai bambini orfani di Wenu da tanti anni, che voi date supporto e tutti quanti. Questa volta è un appel pollaio che vogliamo fare per questi, un grande pollaio che vogliamo fare per questi bambini, per imparare a elevare dei poli, così non avremo da comprare sempre uova. Loro possono produrre, e così io vorrei dirvi grazie per questa solidarietà. Il mio italiano da tanti anni sta andando giù, perché io non vengo più in Italia, però con la vostra, verso calore, verrà di nuovo e mi darà ancora forza di parlare italiano. Grazie a voi, grazie a voi. Grazie ancora, Monsignor Martini. Ne approfitto, lo rifaremo anche domani sera. Voglio ringraziare di vero cuore tutti i collaboratori di Borgo in Festa. Sappiamo che Borgo in Festa rappresenta una comunità. Borgo in Festa non sarebbe niente senza questa comunità, senza le singole persone che ognuno nel suo ruolo, che hanno preso a cuore questa manifestazione da 13 anni e da 13 anni ci permettono di incontrarci qui puntualmente, incontrando e affrontando, diciamo, confrontandoci con tante bellissime esperienze che sono di crescita per tutti noi, soprattutto per noi borganesi. Grazie ancora.
ne 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 ne